Oh, nonna mia, ma che occhioni grandi che avete! E per vederci meglio, bambina mia, oh nonna mia, ma che denti grandi che avete! E per mangiarti meglio! E nel dire così, quel malanno di lupo si gettò sulla povera Cappuccetto Rosso e ne fece un boccone. E la fiaba però finisce qui. No, in questa versione Cappuccetto Rosso non viene salvato dal cacciatore. Ma quella che vi ho letto non è la variante della fiaba scritta da Stephen King, si tratta in realtà dell'originale, scritto da Charles Perrault alla fine del Seicento. Era un esponente dell'alta società francese e decide di mettere per iscritto i racconti che circolavano presso le nutrici, le domestiche, e nel farlo ha creato un capolavoro. Non la prima raccolta di fiabe, ma la prima raccolta di fiabe veramente moderna, nel senso che è rivolta sia ai bambini. Le fiabe sono un po' sanguinarie, però sono abbastanza brevi, hanno una trama semplice, ma sono rivolte anche agli adulti, perché non ci dimentichiamo che siamo nella Francia del Re Sole, sono molto eleganti, raffinate e soprattutto non manca un tocco di malizia. Basta leggere per esempio l'originale della Bella Addormentata nel Bosco e quando il principe riesce a destarla, è un po' imbarazzato, non sa cosa fare. Lei invece è assolutamente intraprendente e disinvolta. Ma perché? Perché ci dice Perrault: nei 100 anni in cui ha dormito, la buona fata le ha mandato dei buonissimi sogni, grazie ai quali ha imparato tutto quello che c'era da imparare. Leggere l'originale delle fiabe di Perrault può essere davvero molto sorprendente. Noi italiani abbiamo anche una bella traduzione di Collodi. E tra i vari fatti, per esempio, non scontati, c'è il fatto che la fiaba della Bella Addormentata prosegue, lei si sposa con il principe, hanno un bambino e una bambina, lui però a un certo punto deve allontanarsi e lei rimane in balia della suocera, che scopriamo essere discendente di un orco e che un bel giorno ordina al cuoco di corte di cucinarle la figlia della Bella Addormentata con una salsa di mostarda e cipolla. Come va a finire la storia? I nostri 2 minuti sono finiti, l'unico modo per scoprirlo è leggere le fiabe di Perrault.